Ciao a tutti ragazzi, siamo su Gran Turismo Sport e siamo pronti per continuare la fase 2 delle sfide missioni. Quindi andiamo direttamente alla tappa numero 4, dove ci aspetta un percorso completo negli Stati Uniti e siamo a bordo della Corvette C7. Allora, dobbiamo aggiudicarci, un oro dobbiamo completare in 15 secondi. Ammazza, ma cos'è? Una cosa veramente molto corta? Non lo so cosa sia, comunque. Allora, completi i giri entro il tempo limite. Boh, non lo so che cosa sia, ragazzi. Adesso andremo a scoprire. Non so perché sono così pochi secondi, in realtà. Comunque, siamo a bordo della Corvette C7. Siamo pronti. Attenzione. Abbiamo altri avversari qui davanti a noi. Proviamo all'interno, ragazzi, usandolo un po' come scudo. Abbiamo dei checkpoint. No, 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 non uscire fuori pista. Attenzione, ragazzi, fuori pista. Penalità 2 secondi, attenzione. Non ho capito bene come funziona la cosa. Comunque abbiamo la nostra macchina che parte via di sedere, che è una cosa bellissima. Attenzione, attenzione. Dura, ragazzi, dura. Tempo restante, ah, non dobbiamo far scadere il tempo nei checkpoint, ho capito adesso. E poi abbiamo notato anche che non c'è problema se usciamo fuori tracciato, l'importante è arrivare al prossimo checkpoint nel tempo limite. Mamma mia che potenza che ha questa macchina, ragazzi. Attenzione, mancano 7 secondi per il prossimo checkpoint. Ce la facciamo? Cominciamo ad andare un po' di freno. Abbiamo qui davanti a noi. Cos'è? Un Mercedes? Cos'è questa macchina? No, una Hyundai. 4 secondi, attenzione, 2 secondi, 1 secondo, siamo veramente al limite questa volta. Ah, bella questa modalità comunque. Oh no, no, no. Senza errori, perché sennò è la fine. Guardate come ci parte, penalità 2 secondi. Ah, comunque abbiamo delle penalità quando usciamo fuori pista o andiamo a sbattere. Però mi sa che questa volta non ce la faremo, raga. Di traverso. Operazione fallita. Quindi, ragazzi, allora, ripetiamo immediatamente la gara. Questa volta dobbiamo agire più furbamente. Cioè, dobbiamo cercare di andare un po' più puliti, tra l'altro. Ok, ci riproviamo. Gas, no, cacchio, non possiamo toccare neanche i nostri avversari. Avete visto, ci ha dato una penalità per aver cucciato leggermente il nostro compagno di gara, più altri 2 secondi di penalità per essere usciti. Bella cosa. La questione diventa sempre più difficile. Sempre più difficile, ragazzi. Comunque ci mancano circa 10 secondi, perfetto. Non siamo poi messi malissimo al momento. Non è per niente facile da guidare questa macchina, ragazzi. A tutto gas verso il prossimo checkpoint.
possiamo permetterci errori se dobbiamo continuare, se vogliamo concludere la gara, ragazzi. Attenzione, dai, però non mi stringere. Guardate la speronata che ci ha dato l'avversario, che ci ha fatto un po' dondolare. No, no, ragazzi, brutta cosa, che brutta cosa. Si torna di nuovo in pista. Mancano 10 secondi. Non dobbiamo farli sti errori, ragazzi. Attenzione, abbiamo perso anche questa volta. Ci riproviamo. Ok, questa volta non dobbiamo farci fregare, però questa volta sarà la volta buona. Lo spero. Stavolta esagero anche un po' di più. Ci proviamo all'interno? Ci riusciamo? Ne usciamo puliti? Al pelo. Attenzione alla macchina che parte in testa coda veramente molto facilmente. All'uscita curva è un po' tosta questa macchina da spalancare l'acceleratore. Dovremmo dare dei colpetti di gas o comunque dosare l'acceleratore con il nostro grilletto del pad. Comunque stiamo migliorando nella prima fase. Attenzione ragazzi, rettilineo, proviamo un sorpasso all'esterno, ce la facciamo ragazzi. Attenzione, attenzione a non esagerare. Checkpoint Alfa Romeo 4C davanti a noi. Proviamolo, il sorpasso all'interno. Ci ha urtato lui, però, a dire la verità. Però i due secondi ce l'ha tolti a noi, ragazzi. Non so perché. Abbiamo tagliato la strada, quello sicuro. Però alla fine è lui che ci ha tamponato. Comunque ci cucchiamo noi la penalità. Va bene lo stesso. Mancano ormai 10 secondi. Tempo extra. Questa macchina comunque, ragazzi, è veramente ballerina. Ma tutto gas, si spalanca, ragazzi. Oh mamma mia, il prossimo checkpoint è veramente distante, ragazzi. Non lo so se ce la facciamo. No, siamo arrivati. 3 secondi, ci aggiudichiamo il bronzo. Ok, che dire. Non è stata sicuramente una bellissima gara, però siamo riusciti a portarci il nostro premio a casa e siamo riusciti a, più che altro, a completarlo. Passiamo allo step successivo, cioè la fase. Allora, impossibile partecipare, non rispetti le norme del regolamento. Stai utilizzando una vettura di categoria sbagliata. Utilizza questo tipo di vettura, N200. Ok. Io andrei a utilizzare, sarei tentato di utilizzare la N200, quindi o il Golf GT del 2014 o la Mito 1400 o la DS3 Racing. Direi di utilizzare questa. Allora, anche qui dobbiamo completare un circuito intero. Cerca di concludere la gara ottenendo almeno il bronzo. Quinto posto per il bronzo, terzo posto per l'argento, primo posto per cuccarci l'oro.
Di conseguenza 1500 crediti col bronzo, 2800 crediti con l'argento e 5000 per l'oro. Io ragazzi chiaramente sto mirando all'oro e cerchiamo di ottenercelo. Comunque, allora, siamo quasi pronti per entrare in gara. Ormai la gara sta per cominciare. Partiamo lanciati, siamo pronti per la sfida. Attenzione! Che tipo di guida totalmente diverso con questa vettura, ragazzi. Da notare la visibilità che abbiamo con questa macchina e soprattutto la seduta molto più alta rispetto alle super sportivone che abbiamo guidato fino adesso. Ok. Sorpasso all'esterno, guardate come parte la macchina al suo limite per intraversarsi. No, 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 attenzione. Dali del gas, dali del gas. Ok. Eccoci qua ragazzi, eccoci qua il sorpassone. Siamo in quarta posizione in questo momento. Erroraccio, erroraccio ragazzi, ho sottovalutato questa curva a destra. Siamo entrati troppo veloci e di conseguenza siamo partiti fuori. Siamo in quinta posizione, ci siamo giocati una posizione. Fortunati, siamo stati comunque fortunati. Ma adesso cerchiamo di non rovinare tutto. Vi ricordo ragazzi che siamo alla guida di una vettura a trazione posteriore, stile di guida è un po' diverso da quello che siamo stati abituati nelle ultime gare. Ci cucchiamo un'altra posizione, attenzione la sua risposta. Eccolo qua il gruppetto ragazzi. Siamo a quarta posizione, ma ormai siamo ormai quasi all'arrivo, direi. Sono tutti molto compatti, molto vicini. Super frenatona, lo usiamo un po' come scudo per limitare un po' i danni, ma ci mette tantissimo a riprendersi la nostra vettura. Attenzione. Attenzione ragazzi, mi sa che abbiamo concluso la gara. No, non è finita. Sembrava l'arrivo. Sono tutti molto vicini ragazzi, ma c'è ancora molto terreno da mangiare. Cerchiamo di rubargli un po' di scia per aumentare la nostra velocità. Ecco che ci proviamo col sorpasso ragazzi. Cerchiamo di mantenere questa velocità acquisita e non bruciarcela in questa curva ragazzi. Dai che ci è andata bene. Attenzione a questa curva ragazzi, non sottovalutiamola. Siamo ormai molto vicini, spero che manchi ancora un po' all'arrivo. Possiamo anche farcela. Non lo so ragazzi, mi sa che si tratta dell'ultima curva a destra. Se non erro. Ho
Ah, perché sono due giri, ragazzi. Ce la possiamo ancora fare? Non avevo letto bene. Siamo all'ultimo giro. Possiamo ancora farcela. Attenzione, questa curva è maledetta. Frena mano. No, cavoli, cavoli, cavoli. Abbiamo bruciato la nostra occasione. Possiamo fare ancora in tempo. E invece no, si conclude così la nostra gara, aggiudicandoci una quarta posizione, ragazzi. Ok, che dire. E siamo andati avanti anche questa volta con la fase numero 2 delle sfide missioni. E prossima volta direi che andremo avanti con la prossima sfida missione. Ci faremo la numero 6 e forse anche 7 e 8. Vedremo. E niente ragazzi, concludo qua questo video. Grazie a tutti per il vostro ascolto e mi raccomando, rimanete sintonizzati. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.